I due tsunami, quello del 2004 e quello del 2011, sono due avvertimenti del dio Amaterasu. Essi sono un vero e proprio conto alla rovescia. Amaterasu ebbe suo figlio in Occidente. Fu chiamato Gesù di Nazareth. Gesù nacque il 25 dicembre e fu una scelta della Chiesa cristiana. Segnò l'anno zero del calendario cristiano. Il calendario Maya finisce il 21 dicembre 2012. Sono esattamente 734.880 giorni dopo la nascita del figlio di Amaterasu. La nascita di Gesù fu l'inizio del conto alla rovescia. 734.880 giorni sono uguali esattamente alla seguente somma: 700.000 più 35.000 meno 120. Questo significa 120 giorni. Essi si muovono per lo spazio libero che c'è in 735.000. Ciò indica un numero di giorni di lavoro. Essi indicano tutto il lavoro fatto dal dio Amaterasu. Il lavoro è stato quello di generare Gesù di Nazareth. 120 indica 30, a cui poi si aggiunge 3 volte 30. Il dio Amaterasu è attivo in 3 modi simultanei. Il suo essere è dato dal prodotto tra i 3 suoi diversi lati. Ogni lato componente è in 10 giorni. Amaterasu adotta il ciclo matematico 10 affinché esso rappresenti in numeri la sua assolutezza. 3 volte 10 è l'unità di Amaterasu nella sua presenza nel tempo. 3 volte 30 indica il suo reale volume. Il totale è 120 e indica la presenza nel tempo e nello spazio che contraddistingue il dio del sole. Il numero in cui egli è presente è dato da 7 moltiplicato 10 elevato a 5 più 0,35 moltiplicato per 10 elevato a 5 uguale 700.000 più 35.000 uguale 735.000 unità. Questo è il significato. 10 elevato a 5 conta tutte le unità atomiche in un metro, quelle elettriche oppure quelle magnetiche. 7 giorni sono tutto il tempo in cui Dio creò tutto il mondo. La Bibbia ebraica lo ha rivelato. 0,35 crea il giorno di nascita di Gesù. Per farlo deve essere moltiplicato per se stesso. Il risultato è 0,1225. Questo numero indica l'anno 0, il mese numero 12 e il giorno numero 25 del Natale di Gesù. Questo numero indica la nascita di Gesù, il figlio di Amaterasu. Pertanto 0,35 per 100.000 uguale 35.000 è l'opera divina per creare la nascita del figlio del sole. 7 per 100.000 uguale 700.000 è l'opera divina per creare il mondo. La loro somma è per creare tutti e due. La nascita di Gesù di Nazareth è il conto al contrario che finisce il 21 dicembre 2012. Pertanto indica i giorni esatti in cui Dio, che vale 120 giorni, crea sia il mondo sia il figlio di Dio. Ciò termina il giorno in cui termina il calendario Maya, con esattezza assoluta. Ora bisogna dire ciò. Dio Amaterasu sembra il cubo che ha 3 lati generatori. Il figlio è un lato,
gli altri due sono i suoi genitori. I tre lati, moltiplicati tra loro, determinano tutto Dio. Dio vale 3 in potenza. I due tsunami del 2004 e del 2011 sono segno proprio dei due genitori di Gesù. Infatti, 2 elevato a 3 uguale 8. Pertanto, il primo tsunami accadde 8 anni prima del termine del calendario Maya. 2 elevato non più solo a 3, ma a 3 più 3 uguale 64. Pertanto, il secondo tsunami accadde 64 per 10 uguale 640 giorni prima di quella stessa fine del calendario Maya. Si vede chiaramente 2 elevato a 3 e 2 elevato a 3 più 3 sono diversi solamente perché il numero 2 mostra la presenza di 2-3. Se calcoliamo il primo tsunami in giorni, essi sono 3000 meno 88. Questo numero 88 indica i due divini genitori. I due genitori di Gesù valgono un 8 ciascuno, laddove sono 8 gli anni mancanti al termine del calendario Maya. Se calcoliamo il secondo tsunami, in quanti anni mancano al termine? Essi sono 2 anni, che sono uguali a 365 per 2, uguale 730 giorni. Togliendo i 640 giorni alla fine, 730 meno 640 uguale 88 più 2. Anche qui 88 più 2 giorni indicano allo stesso modo i due divini genitori. Ciascuno vale 8, ma qui si precisa che essi sono 2. Lo tsunami di quel giorno fu proprio il segno riguardante Gesù. Infatti Natale era esattamente il giorno precedente. Era nato il figlio del Dio del Sole con il destino crudele di morire sulla croce. La croce assomiglia alla lettera T dell'alfabeto occidentale. Ebbene, la parola che nella lingua del mondo scrive lo tsunami è tsunami e indica in T la croce, ma nella parola Sun indica il sole e in Ami indica MI, che significa, insomma, io sono il sole della croce. Gesù portò una grande innovazione nella religione ebraica, uguale a quella portata dal profeta Mosè, quando fece uscire dall'Egitto il popolo ebraico, che vi era tenuto schiavo. Quando Mosè attraversò il Mar Rosso, Dio travolse in uno tsunami che ci fu nel Mar Rosso tutti gli egiziani che volevano impedire l'esodo. Ora gli egiziani veneravano essi pure il Dio del Sole, celebrandolo proprio nel corpo reale del Sole. Tutti i fedeli di Gesù avevano avuto concessi giorni di vacanza per la nascita di Gesù, nato per essere sacrificato sulla croce. Approfittavano delle vacanze per andare al sole dei paradisi della natura asiatici, per venerare il sole reale, per abbronzarsi ai raggi del sole. In sostanza, anche questi cristiani si opponevano di fatto alla liberazione portata da Gesù, che aveva cercato di spiegare che Dio non era direttamente il sole, ma che il sole ne era solo l'immagine fisica, essendo Dio una pura essenza e non un corpo materiale. Allora Dio, per punire i cristiani che annullavano l'apporto di Gesù, mandò lo tsunami del 2004, somigliante a quello che aveva annegato gli egiziani.
purtroppo furono coinvolti gli abitanti incolpevoli delle Filippine. In quel 26 dicembre 2004 la Chiesa cristiana celebrava un santo dal nome significante incoronato. Così, in quel giorno, Dio Amaterasu incoronò il figlio Gesù come il sole della croce. Perché questa seconda volta Dio ha colpito proprio il Giappone? Che cosa c'entra il Giappone con Gesù Cristo, che fu la causa di quanto avvenne il giorno dopo la celebrazione della sua nascita? Primo, Dio ha voluto accadesse nel Giappone perché è proprio la nazione giusta in cui lo tsunami è il vocabolo usato in tutto il mondo per dire maremoto. Secondo, quello che collega questa data a quella del 26 dicembre 2004 è il Dio del Sole, che esiste anche in Giappone ed è chiamato esattamente Amaterasu. Il vocabolo Amaterasu significa, nelle prime tre lettere, in Occidente e nella lingua inglese, che è ormai quella del mondo, M-A, che significa io sono un. Terra era il padre di Abramo, il capostipite della fede ebraica, cristiana e musulmana. Pertanto era il padre di tre grandi religioni, il padre del padre di tre grandi religioni che veneravano il dio Amaterasu nel sole spirituale. L'ultima sillaba di Amaterasu suona su, simile in Gesù, e si riferiscono tutte e due alla morte sulla croce fatta da Gesù. Pertanto, anche stavolta, il divino riferimento va al Dio del Sole, del Giappone. Il suono della parola Amaterasu è importante nel significato datogli in tutto il mondo a quel suono. C'è il suono Terra, che rimanda al padre, del padre delle tre religioni del Dio Sole spirituale. C'è Io sono un, che si riferisce al primo padre, Terra, che c'è nello stesso primo umano patriarca Abramo, e c'è lo stesso finire di Gesù, il cui suono finale, nella ultima sillaba su, mette in comunione tanto Amaterasu quanto Gesù. Insomma, c'è nuovamente di mezzo il termine del nome di Gesù, stavolta nel termine del Dio del Sole chiamato Amaterasu. Tutti gli indizi sono molto ragionevoli. Questi indizi rivelano che nel termine del calendario Maya avrà termine la reale presenza di Amaterasu sulla Terra. Avrà termine tutto quanto cominciò con il figlio Gesù e finirà con i due suoi genitori presenti in Amaterasu. Significa anche che Gesù oggi è tornato vivo in due genitori ed è Amaterasu, è il Dio del Sole spirituale, espressione di tre persone. In chi si sarà incarnato Amaterasu senza lasciarsi riconoscere?